presentiamo Fortunato Ammendolia e Riccardo Petricca, che oggi è con noi, con Chiesa e Pastorale Digitale, in uscita verso una società 5.0. Benvenuto Riccardo Petricca. Buongiorno a tutti. Questo è un interessante saggio in cui si approfondiscono il significato e la portata della pastorale ma digitale, giusto? Sì, pastorale digitale. Ci racconti un po' il contenuto di questo saggio, senza naturalmente spoilerare più di tanto, perché poi gli ascoltatori andranno a cercare il libro per poterselo leggere. Sì. Pastorale digitale è un progetto nato nella diocesi di Sora Cassino, qui nel Pontecorvo, dove io vivo, per volontà del vescovo Sua Eccellenza Monsignor Gerardo Antonazzo. E il vescovo appena eletto nel 2013 ha creduto fortemente nel digitale, in internet, nei social, come strumento di evangelizzazione, e quindi appena arrivato nella nostra diocesi ha voluto dare anche un volto digitale a quella che era la pastorale, la chiesa e la diocesi, quindi creando, rifacendo in primis il sito web, che era un sito semplice istituzionale che aveva giusto qualche foto e un pochino della storia locale, e invece lui ha voluto dargli proprio un volto umano, un volto che fosse rappresentativo della diocesi, quindi raccontare una chiesa che cammina, una chiesa che evolve e che vuol parlare alla gente, e utilizzando i nuovi strumenti digitali 2.0 allora, di mettere in comunicazione tutti i fedeli e non con quelle che erano le istituzioni ecclesiastiche. Quindi oltre il sito è stato poi creato un profilo Facebook, allora Twitter, Instagram, una web TV diocesana, tutti quegli strumenti che potevano comunicare con il linguaggio odierno a un messaggio che era il messaggio, quello che invece la Chiesa ha dato da sempre, il messaggio di Cristo di oltre 2000 anni fa del Vangelo. Quindi anche un messaggio rivolto ai giovani, perché sono più vicini al digitale. Assolutamente, diretto in primis ai giovani, che sono coloro che, come noi diciamo, abitano questi ambienti, perché non sono più strumenti. Noi passiamo nel libro soprattutto da un concetto, che è quello strumentale, ad un concetto di ambiente che va abitato, vissuto e condiviso, e quindi lì ci sono in primis i giovani. Però oggi, a distanza di oltre 10 anni, ci sono anche meno giovani che hanno capito e si sono abituati anche loro ad utilizzare e a vivere questi ambienti virtuali, digitali. Il libro ha una prefazione di Vincenzo Corrado, che è direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, e con una postfazione di Luca Pandolfi, che è professore ordinario di antropologia culturale nella Pontificia Università Urbaniana. Sì, per questo, perché il libro è nato grazie all'Ufficio dell'Ufficio di Comunicazioni Sociali diocesano, e quindi poi successivamente è stato passato anche al nazionale, dove si sono susseguiti i vari direttori, da Monsignor Pompili, Vescovo Domenico Pompili, che poi era donna a suo tempo, poi è stato nominato Vescovo di Rieti ed oggi di Verona, poi con anche Don Ivan Masfeis, e oggi con Vincenzo Corrado, che ci ha dato e ha freggiato il libro della sua prefazione. Invece un contributo importante anche dell'Università Urbaniana, in cui io con il professor Ammendolia teniamo dei corsi di internet, web, e oggi anche di pastorale digitale e intelligenza artificiale, con dei laboratori, e quindi dalle esperienze che sono nate in questi laboratori di informatica con gli studenti della Pontificia Università Urbaniana di Roma sono poi stati inseriti, appunto vengono
nel libro utilizzati come case study, come esempi per mostrare diverse attività fatte o da poter fare con i ragazzi, con i giovani, con gli studenti. Quindi un saggio questo con un grosso lavoro di comunicazione, quella che richiede il nostro tempo per la pastorale. Sì. La comunicazione in primis, perché Gesù Cristo, il Vangelo, è stato il primo comunicatore esatto. Vero comunicatore, e siamo certi, siamo sicuri che lui anche se fosse vissuto ai tempi nostri avrebbe utilizzato questi nuovi strumenti che possono, come dicono anche i vari papi, da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, oggi Papa Francesco, sono dei strumenti potentissimi per annunciare il Vangelo. Poi ovviamente non solo si parla di chiesa, ma di pastorale, ma si parla anche di aspetti sociali, perché poi con questi ambienti si può fare tanto del bene anche a livello di Caritas, di aiuto per le persone più disagiate, per i disabili. Ci sono anche vari esempi di utilizzo delle nuove tecnologie per colmare alcuni gap tecnologici e anche di disabilità fisica delle persone, per aiutarli nell'inserimento anche nella scuola, nel catechismo. Quindi veramente è ricco soprattutto di tante esperienze che abbiamo svolto e fatto in diocesi e con il professor Amendolia e nelle parrocchie e nelle università. Quindi la tecnologia al servizio dell'evangelizzazione e soprattutto anche al servizio dell'altro, per poter portare beneficio all'altro, anche al volontariato in questo caso. Vogliamo dare tutti i contatti per trovare il libro? Sì, il libro ovviamente in tutte le librerie e online sui grandi marketplace, Amazon, eBay e quant'altro. Ovviamente sul sito del Pozzo di Giacobbe, che è l'editore che ha pubblicato il testo, e poi do anche un riferimento che è il mio sito personale www.riccardopetricca.it, dove oltre al testo ci sono tanti e tanti articoli che possono essere utilizzati e che possono arricchire questo testo anche online. Benissimo, Fortunato Amendolia e Riccardo Petricca, oggi nostro ospite con il libro Chiesa e pastorale digitale in uscita verso una società 5.0. Grazie Riccardo Petricca. Grazie a voi, buona giornata a tutti.